Gli agenti della Polizia Provinciale di Salerno sul piede di guerra, questo perché il corpo rischia seriamente di essere cancellato. I dipendenti della Polizia Provinciale insieme alle organizzazioni sindacali hanno scritto una nota indirizzata tra gli altri al prefetto di Salerno Salvatore Malfi, dove si comunica lo stato di agitazione dei dipendenti della Polizia Provinciale. Occorrerà ricordare che gli agenti si occupano di servizi di vigilanza sull'attività venatoria, sulla pesca dilettantistica ed inoltre controllano e combattono l'abbandono di rifiuti e l'inquinamento delle acque e del suolo, e non solo. La provincia di Salerno, si legge nella missiva dei sindacati, ha ritenuto di inserire sul portale della mobilità come personale sovrannumerario solo i 26 operatori della Polizia Provinciale, lasciando di contro restanti 14 unità per le attività di controllo nelle materie non solo rimaste in capo all'ente provincia, ma anche per tutte quelle funzioni attribuite dallo Stato su di una superficie territoriale che risulta la più vasta d'Italia. Pertanto, continua, si dichiara nuovamente lo stato di agitazione e si invitano il presidente della provincia di Salerno e il governatore della regione Campania a rivedere le proprie determinazioni. Una decisione questa che, stando al racconto dei dipendenti, appare paradossale e priva di senso. Tra le prossime azioni di protesta da parte dei poliziotti provinciali potrebbe esserci l'astensione dal lavoro e la possibilità di creare un presidio permanente che stazionerà sotto il palazzo della prefettura.